Parliamo di prevenzione cardiovascolare, ad Agrigento tre giornate di prevenzione, questa è la prima, siamo in piazza Cavour. Sì, per il secondo anno consecutivo si rinnova l'appuntamento con la prevenzione cardiovascolare, dobbiamo ringraziare la Bayer. Che sponsorizza questo evento e tutti i miei colleghi che si sacrificano ad eseguire visite cardiologiche. È un appuntamento importante perché viene fatto uno screening nei pazienti che presentano fattori di rischio e che quindi possono andare incontro o possono avere patologie cardiologiche misconosciute, soprattutto. Pazienti diabetici, fumatori o ipertesi. Molto spesso con un semplice elettrocardiogramma è possibile anche andare a scovare, per esempio, nei pazienti diabetici quella che è la complicanza più temibile, come ad esempio un'ischemia silente, oppure andare a registrare aritmie misconosciute che possono dare ictus, come la fibrillazione atriale. Quindi saranno tre giornate importanti fino a domenica. E per questo invitiamo. E numerosa la popolazione per eseguire appunto uno screening cardiologico che molto spesso viene sottovalutato. Ricordiamo che sono tre giornate. Oggi, domani e dopodomani l'appuntamento è assolutamente gratuito, ma soprattutto diciamo a chi è rivolto quali sono i fattori di rischio. Allora, sostanzialmente è una seconda edizione, perché l'anno scorso abbiamo fatto la stessa cosa, eh, dalle 9 alle 13, dalle 16 alle 19, oggi, domani, quindi sabato e domenica, domenica soltanto di mattina, noi facciamo delle visite con registrazione di elettrocardiogramma, eh, dosaggio di glicemia e colesterolo, eh, misuriamo la pressione con la visita cardiologica, sostanzialmente serve a scrinare tutta la popolazione, non c'è un'età prestabilita. Tenete presente che eh, un controllo adeguato dei fattori di rischio può ridurre fino all'80%, poi effettivamente il verificarsi di questi eventi sfavorevoli come ictus, infarti e roba del genere. Pensate che l'anno scorso, nel corso di queste tre giorni abbiamo identificato 4-5 pazienti che avevano una che si chiama fibrillazione atriale che si associa proprio a un rischio di ictus imminente, quindi grazie a questa queste tre giorni, sono stati evitati possiamo dire, questi eventi l'anno scorso. Un primo bilancio, come stanno andando queste giornate di prevenzione? Oggi è solo la prima, la gente sta avvenendo. Sì, assolutamente sì, l'afflusso è già cospicuo, abbiamo oltre 100 iscritti già nella prima mezza giornata, questo è il secondo anno e devo dire che sta andando anche meglio dell'anno precedente. Ovviamente questo è un evento che richiama una grossa fetta della popolazione perché diciamo, le opere di prevenzione spesso non sono sponsorizzate, non sono pubblicizzate, nonostante siano di estrema importanza per la prevenzione del rischio cardiovascolare. E noi abbiamo come potete vedere e sono allestiti tutti con defibrillatore, elettrocardiografo, misuratori automatici di glicemia e colesterolemia, misuratori di pressione e frequenza cardiaca e delle schede che vengono stilate in base ai fattori di rischio e alle abitudini alimentari e in generale diciamo, di attività fisica dei pazienti per riuscire a capire qual è il rischio cardiovascolare globale di, di queste persone che appunto, afferiscono ai, ai nostri stand.